conclusa ieri sera la terza, la nona edizione del Presepe Vivente Osmaerno. Una manifestazione ricca che ha visto coinvolto quest'anno il centro storico con i suoi abitanti, i dipendenti dell'Ofmairm e i suoi ragazzi. Naturalmente il tutto presentato da Angelo Showman. Un'edizione ricca che ha visto Babbo Natale, la Befana, il Trenino Magico, Gesù, Giuseppe, Maria, angeli, pastori e asinelli. Insomma, non mancava assolutamente nulla. Ieri sera, per concludere in bellezza, ospite d'onore, il vescovo Monsignor Claudio Magnago, della diocesi di Castellaneta, che ha ammirato per la prima volta una delle rappresentazioni più antiche al mondo, la nascita del nostro Salvatore Gesù. Una rappresentazione unica nel suo genere, per concludere in bellezza fuochi d'artificio, pettole, dolci e vin brûlé, tutto completamente offerto dall'Ofmairm, perché, come è stato ribadito più volte, l'Ofmairm può, con tutto l'amore che c'è. E allora, amici di Just, siamo qui nella casetta di Babbo Natale, da qui abbiamo cominciato l'8 dicembre e da qui vi salutiamo il 10 di gennaio, in quello che è stato un mese ricco di trionfi e di successi. Il centro Osmaerm è soddisfatto, ringrazia tutti, anche in quest'ultima serata migliaia di persone sono accorse per visitare il presepe vivente Osmaerm e le rappresentazioni nelle vie del centro storico. Abbiamo avuto anche un ospite illustre, il vescovo, sua eccellenza Claudio Magnago, che è rimasto piacevolmente sorpreso da tutto quello che è stato preparato dal personale addetto, ed è a loro che va il ringraziamento del centro Osmaerm, a tutti gli operatori, a tutti gli educatori, alla pasticceria, al signore elettricista, il signor Lino Perrone, che è qui dietro le telecamere, voi non potete vederlo ma mi fa i gesti. Ringraziamo Lino, il figlio Giuseppe e tutti i ragazzi che hanno lavorato con lui. Ringraziamo il servizio audio, Music Street La Mola, ringraziamo la presenza ancora quest'anno di Babbo Natale e della Befana, ringraziamo tutti gli abitanti del centro storico di Laterza che si sono messi a disposizione, non si sono mai lamentati e hanno messo al nostro servizio la loro simpatia. Ringraziamo anche voi di Just che ci avete seguiti e infine ringraziamo anche tutta la terza che è scesa a visitare il presepe Osmaerm e anche tutti i forestieri accorsi dai paesi limitrofi. Con questo vi do l'appuntamento all'anno prossimo e vi auguro un buon anno da parte del centro Osmaerm di Laterza. Ciao! Non temere di prendere con te Maria, il figlio che nascerà da lei è il figlio di Dio. Così Giuseppe il falegname sposò la dolce Maria, che stava per diventare la mamma del piccolo Gesù.